Tra poco i Teen Angels con la seconda stagione su Boeing. Parla, tesoro mio, piccolo mio, figlio mio, ti stanno ascoltando tutti. Sì, meglio tardi che mai, eh. Ciao, cielo. Ciao, Malvina. Ciao. Tesoro, adesso saluta il fidanzato della madre di tua figlia. Ah, certo. Ciao, Cirio. Ciao. Ciro, Ciro, Ciro. Va bene, cominciamo subito allora. Non c'è tempo da perdere. Non avete sentito? C'è nessuno lì? Certo, certo che ci siamo. E tu perché non sei qui? Insomma, dove sei? Ciao, Malvina. Diciamo solo che ho qualche problema con il tempo. Amore mio, sei ancora lì? Sì, certo. Non sto forse parlando con te. Ecco, il tuo amore è qui. Coraggio, parlale. Ciao, amore. Amore, che gioia risentirti. Tu non sai cosa ti devo raccontare. E allora perché non vieni subito a farlo? Mi stai facendo impazzire, Nico. Vai, va bene, adesso non fare così. Sto capendo più niente. Cerco un pochino di controllarti. E ricordati che quello è sempre mio figlio. Ed è il mio fidanzato, il mio ex marito, il mio futuro marito, il padre di mia figlia. Amore, io ho ricevuto un avviso, l'hai ricevuto anche tu. Ascolta. Ma basta così! Ma perché? Articolo 18,22. L'uso del cellulare è severamente proibito nel corso di cerimonia. Non avete forse letto l'avviso? Era... Portatemi un caffè. Quello era il mio testimone, Nico! Come? Ma che stai dicendo? Un testimone telefonico? Ma per favore, non fatemi ridere o rischierà di cadermi la dentiera. Sappiate che io esigo un testimone in carne e ossa. Ma quello era Nicholas, Dora! Mi dispiace, signora. Qui dentro nessuno usa quel tono, è chiaro? Ma tu che cosa ci stai facendo qui? Io? Beh, sappi che io sono la consigliera vicaria della vice consulente legale della sottosegretaria del giudice di pace del Tribunale Civile. Ti basta come spiegazione? Ah. Il giudice sarà qui a minuti ed esigo che il testimone si presenti immediatamente. Accetto. Sì, accetto. Quando qualcuno dice sì, accetto, sa sempre effettivamente quello che sta accettando? Ehi, Rama, tu non hai idea di quello che ho appena sentito. Lo so, invece, ho ascoltato tutto, sì. Da te non me l'aspettavo. Senti, io l'ho fatto solo per potertene parlare. Ci sei rimasto male, no? Sì, mi ha distrutto sentirle dire quelle cose. Me lo immagino, soprattutto quando Jasmine ha detto «Io lo amo e soffro perché lui non mi nota neanche». Sì, sì, anche quando poi mi ha detto «Non posso stare senza di lui, non voglio». Non credevo di starci così male, io... Ero sicuro di non voler tornare con lei, ma forse non era esattamente così. E allora tu diglielo. È che ho troppa paura, ma non posso. Io credo che sia successo tutto perché le ho detto di no. Ma se le avessi detto di sì, lei avrebbe dato i numeri. Poni delle condizioni. Insomma, dille chiaramente tutto quello che vuoi che non faccia. Capisci? Sì, e tu credi che lei accetterà? Sì che accetto. Hai sentito qualcosa? Tutto. Come te, amore mio. E adesso ti aspetto qui con la tua lista, ma cerca di fare in fretta. Sul serio accetteresti? Sì. Sì, certo. Vamos.
Che succede se Malvina non si sposa più? Malvina si sposerà e sarà felice del nostro balletto. Ricordate che il matrimonio è importante per la sposa. Sì, è molto, molto complicato per lo sposo, giusto? Tu non dire così, eh? Ragazzi, sappiate che il matrimonio è un impegno. L'impegno della donna nei confronti dell'uomo. Ma perché non è anche un impegno da parte loro? È che il matrimonio simbolizza l'accettazione da parte della donna del suo nuovo ruolo di moglie. Accetta di aiutarlo, di viziarlo, di curarlo e di esaudire i suoi desideri. Diciamo di stare al suo servizio. Sì, l'idea mi piace, ma io non vorrei dovergli lavare anche i piedi. Ecco sì, brava, sarebbe una buona idea quella di lavare i piedi non al marito. Non fare il maschilista, Luca. Ora ascoltate il testo. Dimostragli quant'è importante per te. Solo per lui farai tutto quello che è importante fare. E porta i capelli proprio come a lui piace. Se ho capito, allora dovrei farmi le treccine come piace a Rama. A lui piacciono le treccine. Se tu lo ami davvero, poi devi anche dimostrarglielo. Non facciamo forse tutto quello che facciamo per essere amate? Sì? Buca davanti al petto, concentratevi e soprattutto ripensate al testo. Oh. Attenti adesso. Ora, se voi credete veramente che sia così importante il vero amore, quello che dovete fare è... questo! Baciarlo, sostenerlo, coccolarlo e amarlo. In tutto, e dopo di questo, tu sarai sua! Ma stai scherzando? Secondo me questo è un vero inno alla schiavitù della donna. No, è un inno all'amore! Sì? Luca, puoi venire qui a fare da testimone a Malvina? Io? Sì, tu sei l'unico maggiorenne in casa e Ciro purtroppo non ha nessun parente in città. Ma allora si sposano, giusto? Sì. Va bene, in ogni caso io vengo subito, anzi vengo con tutti i ragazzi, così... No! Cerca solo di venire al più presto, qui rischiamo di non avere più il giudice. Sì, sta a sentire, la mia vita dipende da te, quindi cerca di sbrigarti. Va bene, sì, arrivo subito. E ora riunione delle amiche. E questo è tutto. Ecco la vera signora che conoscevo. Devi stare molto attenta, vecchia ciabatta. Sì. Portala fuori, d'accordo? Ma potresti abbassare un po' la voce, per favore? Ma ha iniziato lei. Guarda, è sempre lei. Ma io... Va bene, adesso basta litigare. E tu va subito a cercare il giudice, d'accordo? Il signor giudice che verrà in quest'aula quando sarà espletata tutta la parte burocratica. E tu vuoi sapere quanto mi interessa la tua parte burocratica? Berta! Ma non l'hai sentita? Come se queste sono le regole? Per favore, vedete, tutto questo sta succedendo soltanto perché voi mi avete emarginato dal mio contesto familiare, escludendomi dal matrimonio. Ecco spiegato il motivo. Se l'avessi saputo, io avrei anche potuto aiutarvi con le procedure, ma forse non faccio più parte di questa famiglia. Chiedo scusa, ma di quale famiglia stai parlando se non mi hai invitata neanche al fidanzamento di tua nipote? Me lo vuoi dire? Che cosa? Sì. Il fidanzamento! No! Ma ecco, sì, adesso esce fuori che non lo sapevi, vero? Forse bisogno di aria? Fammi il favore! Lo sapete questo che cos'è? È un vero scherno! Un cosa? Uno scherno! Oh. In ogni caso, adesso qui si annulla tutto! No! Tutto! No, no, per favore! No! Ma cosa? Ma non è possibile! Dai, lascialo lavorare alla sua lista! Perché? Tanto accetterò tutto, quindi che cosa cambia? Tutto, anche se ti chiedesse di tingerti i capelli. Sì, certo, ma ora non credere che io mi voglia sotto me. No. Si tratta solo di cedere un po'. È normale, se tu ami davvero qualcuno. Basta, basta. Senti, tu non sai quello che stai dicendo, Jasmine. Adesso dimmi una cosa. Tacio nella sua lista ti chiede di non portare più la minigonna. Guarda quanto è corta questa. Tu che farai? Considera che te lo chiederà, sicuro. E va bene, non le metterò più. No, anche se le adori e ci stai benissimo, ci rinunceresti? Mi stanno bene, Comunque e sì. E allora sai già chi potrei lasciarle. Scusami, solo un momento. Pronto, Dora? Nonna, non Dora. Tu mi hai tenuto nascosto il tuo fidanzamento. No, ora lascia che ti spieghi. Non c'è niente da spiegare. È assurdo, né io né tuo padre sapevamo niente. Ma come hai potuto? Non hai ancora praticamente cambiato i denti da latte e adesso esce fuori che vuoi già usarli per azzannare quel marmocchio. No, non è così, è stato un giochino tra noi, una cosa da niente, sul serio. Da niente? Un giochino? Ah, Noè, ora passami il tuo fidanzato. Non è qui. Mi starà a sentire. Ciao e grazie tante. Non si sente niente. In ogni caso, vedrai che non mi dirà niente delle minigonne perché piacciono molto anche a lui.
Aspetta, aspetta, ma davvero vuoi proibirle di mettere la minigonna? È ovvio, hai visto come va in giro certe volte? Ma perché? Sì, ora dimmi, ma a te piace quando la indossa Valeria? No, infatti, ma io scriverei che non deve proprio mettere la gonna. Questo è ancora... Non bene. Siete d'accordo? Sì. Allora, niente, gonna. Ecco. Bene, così si fa. Coraggio, ragazzi, voi adesso suggerite e io scrivo, okay? Allora, 2 o 3 volte alla settimana tu devi uscire con gli amici. Questo è fondamentale. Sì, non deve parlare quando guardi lo sbravo. E che non deve più avere amici maschi. Hai ragione. Bene. Sì, e che cancelli subito tutti i numeri dei suoi ex. Sì, e poi che non si trucchi troppo, d'accordo? Sì, e usi meno rossetto, meno rossetto. E che non esca più da sola dopo le 10. Dopo le 10. Sì. E poi quando arrivano i tuoi amici, che se ne vada. Buona questa. Andate un po' più piano voi, d'accordo? Aspetta, e poi anche che non abbia più mal di testa. Sì, e che ti faccia i massaggi dopo gli allenamenti. E che non si lamenti se hai un po' di pazza. Ma lei non deve mai ingrassare, questo no. Non deve ingrassare. Diventare così. Ecco fatto. Hai fatto? Sì. Che cosa ne dici? Mi sembra secondo che abbiamo fatto un buon lavoro. Accetterà tutte queste condizioni? Se non accetta, allora non se ne fa niente. Ehi, Jasmine, io sono pronto. Vengo. Io vado e stavolta accetterò qualunque condizione. In fondo glielo devo anche, giusto? No, non è giusto. Per favore. Buona fortuna. Grazie. Ora vado, eh? Sì. Che c'è, Jasmine? Cosa hai visto? Qui dovete togliere tutto. Va bene. Nient'altro? Figlia, stupido, dovrai fare qualcosa, sei suo padre. Ma perché gliel'hai detto? Adesso guarda com'è agitata. Senti, mi è scappato, è stato un lapsus prenuziale. Sì, prenuziale. Adesso basta, è tutto annullato. Come no, annullato tutto? No, lei non può farci questo. Ma come sarebbe, no? No. Mia nipote è stata oltraggiata, chiaro? Ora basta così, Dora. Mi ascolti, signora. Io vorrei farle notare che se avesse svolto bene il suo compito di tutrice, mia nipote adesso non si troverebbe in questa situazione. No. Basta, per favore, ma perché non vuoi che si sposi? Sì, perché non possiamo assolutamente procedere se il testimone non è presente di persona. Il testimone è arrivato. Ah, ma ditemi dov'è. È lui. Sono io, Malvina. Ah, sì. Grazie, Luca. Adesso si può procedere, giusto, nonnina? Sì, ma dobbiamo sempre aspettare il giudice, allora, che questo sia ben chiaro. Allora va pure a chiamare vostro onore. Oh, ma cosa... Buongiorno. Ecco, ci siamo. Buongiorno. Buongiorno, signor giudice. Mi raccomando, buongiorno. Continuo, Diamo pure inizio alla cerimonia. Sì, cominciamo subito, l'aspettavamo. Sei sicura di quello che hai visto? Sì. Sì, ma stavolta è stato più chiaro ed anche molto più intenso. Va bene, non facciamone una tragedia. In fin dei conti potrebbe anche andare a finire tutto bene, giusto? Allora, entri o no? Io ho paura, ma... No, non preoccuparti, andrà tutto bene. Adesso va ad occuparti di Tacio e della sua lista. D'accordo, grazie. Tranquilla. Tieni duro, Stavolta ti assicuro che finisci male. Ehi, ma che stai facendo? Allora cos'è questa storia del fidanzamento? Sì, noi ci siamo fidanzati. Sì. Come sarebbe? Tu ci devi dare delle spiegazioni. Tu hai una nonna e un padre. E non ci si può fidanzare come se fosse una cosa da niente. Dora. Si deve chiedere il permesso per certe cose. No, senti, forse tu hai capito male. Come? No, aspetta, voglio dire che fai benissimo a pensarla così. Te l'avevo detto che non dovevamo farlo. Sì, comunque è stato solo un gioco, sì, davvero. Sì, niente una specie di gioco. Ma qual è intimo? Ma tu non no. devi fare niente di intimo con questa ragazza, te l'ho già detto. Infatti io non volevo fare niente del genere. Tanto non è che dobbiamo sposarci, no, giusto? Certo. No? Allora niente nozze? Cosa? A questo punto mi spiegate il fidanzamento? Voglio dire, se non dovete sposarvi, perché vi siete fidanzati? È forse tutto uno scherzo? Perché vi siete fidanzati allora? Perché ne avevamo voglia, sì, e non siamo più dei ragazzini. Non abbiamo fatto niente di male. No, voi siete ancora dei ragazzini e proprio per questo tu adesso dovrai starmi a sentire. Che cosa credi? Che il fidanzamento sia solo una faccenda da niente? Voglio dire, tu lo sai cos'è veramente un fidanzamento? Non devo chiederti niente delle tue ex e non devo più annoiarti con gli SMS. Allora ciò che vuoi è tutto qui. Sì, per me è sufficiente. Per te va bene? Quando si è una coppia, quando due persone decidono di unire le proprie vite, che cosa stanno decidendo? E che cosa intendono quando dicono sì, lo accetto? Fidanzarsi non significa solo comprare 2 anellini da poco e scambiarsi un sorriso. Significa alla fine scegliere qualcuno nella buona e nella cattiva sorte. Ma così tu non mi farai neanche respirare.
Sì, forse è un pochino esagerata come lista. Però io devo essere sicuro che tu la smetta di pensare soltanto a te e inizi a pensare a noi due. Nel dire io accetto, noi accettiamo ovviamente tutto ciò che ci piace dell'altro, ma anche quello che non ci piace dell'altro. Accettare è lasciarsi amare. Accettare è una sfida. Non salirete più sul ring da soli, ma sempre in coppia. E le sconfitte le prenderete in due. E naturalmente anche le vittorie saranno per tutti e due. Fidanzarsi davvero vuol dire che non potrete più pensare ad altro. E funziona solo se ci crederete entrambi. Per me fidanzarsi vuol dire poter essere davvero certo che non dovrò più avere paura che tu mi faccia soffrire, hai capito? Il matrimonio è un'avventura a due. È dare senza speculare, così come ricevere. Ed è ricevere senza sentire poi la necessità o l'obbligo di restituire ciò che si è ricevuto. Dietro tutto questo c'è il desiderio. Il desiderio di stare insieme, il desiderio di unirsi, in quel che si chiama matrimonio in questo istituto. Ora vi leggerò un breve testo di Benedetti, perché ritengo possa spiegare bene l'essenza del matrimonio. Vennero arrestati per oltraggio al pudore, e nessuno credette loro quando l'uomo e la donna cercarono di spiegarsi. In realtà non volevano offendere nessuno. Lui soffriva di claustrofobia e lei di agorafobia. Era solo per questo che si erano amati in quel portone. Bene. Allora a questo punto mi sembra di essere diventato come mia nonna. Allora voi andrete avanti con questa storia? Ciro Daniele Rodas, accetti come sposa Malvina Bedoya Agüero? Accetti le mie condizioni? E tu, Malvina Bedoya Agüero, accetti come sposo Ciro Daniele Rodas? Sì. Sì. Sì, amore mio. Sì, accetto. Accetto. Sì, accetto. Molto bene, allora auguri. Adesso potete anche baciarvi. Caridad, sono arrivati i pasticcini per Malvina e Ciro. Sì. Oh, ma sei veramente... Sì, la madre di Speranza ormai starà arrivando. E i pasticcini, lasciali pure lì. No, forse è meglio se li lasci su quel tavolo. Scusami, Caridad, ma non hai freddo? Aspetta, prendi questo tovagliolo e copriti. Almeno così non rischierai un raffreddore. Ecco. Che ti prende? Bene. Ti infastidisce non mio... Non mi prende niente. Decolleté? No, quello non mi dà nessuna noia, però insomma... Era proprio necessario indossare questo vestitino. Hai visto che classe? E che gambe, hai visto? No, lascia stare. Adesso ascolta. Metti che un giorno facesse freddo, tanto freddo, e io ti dicessi oggi niente pelle scoperta, copriti qui e mettiti un paio di pantaloni larghi e tu che cosa faresti? Se facesse freddo non lo metterei, ma oggi non fa freddo, caro. E se io ti dicessi di non indossarlo? Che c'è? Ti disturba il mio vestito? No, non mi disturba, no. Non credi che sia un po', insomma, troppo corto? Sì, in fondo è quella l'idea, che sia corto per far vedere le gambe, no? Allora vuoi far vedere le gambe a tutti? Farle vedere, è chiaro, ma non certamente in quel senso. Comunque, se un giorno volessi davvero mettere la minigonna, potrei anche farle. Non credo proprio che tu possa dire niente, certo, giusto? Certo, e se un paio di volte alla settimana io volessi uscire con gli amici, tu non penseresti che sia soltanto per conquistare qualche bella ragazza, non è vero? E questo che cosa c'entra con il mio vestito? No, non c'entra niente, solo spero che non ti arrabbierai se qualche volta io uscirò con i ragazzi. D'accordo, vai pure, specie se mi lasci con lui. Mi prendi in giro? Ascolta, io ti amo, ma se volessi indossare un maglione, la mini o usare il filo interdentale, lo decido io. Mi stai prendendo in giro? Se sei geloso, io non so che farci. Vieni qui, io non sono geloso. Esigo solo rispetto perché sono il tuo ragazzo. Questo tu devi ricordartelo molto bene, è chiaro? Vuoi impormi come vestire? No, ti pongo solo delle condizioni. Prima cosa. Abbassa quel dito. Secondo, mi hai già stancato, quindi se la storia continua ancora a lungo, io ti lascio. E terzo cosa? Ecco. Tanti auguri! Viva gli sposi! Viva! Viva! Congratulazioni! Evviva gli sposi! Non ti sarai spaventato, tesoro. Abbiamo un altro matrimonio? Vediamo. Sembra di sì.
In ciao Steve Bauer, ma non si è ancora presentato nessuno. Andiamo. Sarebbe il tuo turno, Cielo. Sì, il nostro turno. Già. Ascolta, tu che sai tutto. Arriverà. Sono felice. Me lo auguro di cuore, Martina. Ma allora la telefonata di prima e la voglia che aveva di rivederti. Non so che dire, è tutto così strano. Sì, va anche bene. Nico diceva che era tutto così strano in questa storia. Ormai dovresti essertici abituata. E tu non dovresti stare con tuo marito? Sì. Ma guarda com'è dolce. È proprio carino, non è vero? Avrei voluto che ci fossero i ragazzi, soprattutto se fosse arrivato Nico. No, ora facciamo finta di niente. Se dovessi arrivare li avviserò io, ma adesso non diciamo nulla, d'accordo? Va bene, ok. Adesso io andrei da mio marito. Scusa. Allora? È un vero angelo. Sono tornata con Taccio? Ma tornata sul serio? Sì, va bene, in realtà è solo una specie di prova, ma è così. Sì, certo, ma sembra che la prova sia solamente per te, giusto? C'è sempre la solita simpaticona. Ma un po' di ragione ce l'ha anche lei. Sì, non hai forse accettato delle condizioni? Sì, senza leggerle le accettate. Bugiardo! Ma è assurdo, adesso anche i nostri ragazzi pretendono lo stesso. Allora, sì, ma come hai fatto ad accettare? Sì, ormai ha stabilito un precedente. Adesso ti sei forse messa a fare l'avvocato? Ah, sì, adesso anche a me è arrivata la lista di Nacho. E tu che gli hai detto? Va bene. Allora mi metterò il poncio, i pantaloni, mi coprirò tutta. Però in cambio tu mi lascerai andare al circolo tutti sabato sera, sola, d'accordo? Cosa? Ma non starai dicendo sul serio, se forse è uscita di testa. Qui si fa solo quello che dico io e basta, è chiaro? Ah, guarda che non è ancora nato chi mi può domare, è chiaro? Anch'io ho chiarito le idee a Rama. Va bene, allora tu potrai uscire con i ragazzi tutti i sabati e anche il giovedì, sì, d'accordo? Sì, perfetto. A me non sembra una follia quella che sto chiedendo. No, non è una follia. No, ma in ogni caso, di giovedì e di sabato io uscirò con le ragazze, anche perché le donne entrano gratis al bar. Sì, è un modo per riempire il locale. Ma sei impazzita, per caso? E tu sei un idiota! Sì, anche con Simone è andata così. Amore, io rinuncerei alle sfilate per te. E sfileresti solo per me? Certo, ma tu dovrai rinunciare al tennis e venire in palestra con me. No, allora forse non hai capito. Ti devi scordare minigonna e tacchi alti, da adesso. Ok, subito. Che dolore! Sei contenta, Jasmine? Tutto questo è successo solo per causa tua. Hai visto, hai combinato un vero disastro. Li hai trasformati in un mucchio di maschilisti. Sì, sarai contenta. Sembra una situazione da sogno. Essere incondizionatamente di un uomo. Garcia, questo è per te. Tante grazie. Sei un tesoro. Mi sei simpatico. Grazie. Deve essere il sorriso. Rubacuori. Il sorriso. Non può essere che sia cambiata così tanto. Che cosa sarà? La mia pettinatura va bene? Sì, sta tranquillo, sei bellissimo. Ah, sicuro? Allora inizio. Ciao, Giustina. Ciao, vichingo senza nessuna vergogna. Sicuramente non ti aspettavi questo video. Io non mi aspettavo neanche di girarlo per te. Ma le cose cambiano nella vita. E sei cambiata anche tu. Sì, ma questo non vuol dire che tu sia solo una cosa. No. Guardate che Giustina non è una stupida, è solo un po' particolare. È vero, sono un po' particolare. Vogliono solo dirti che ti vogliono bene. E io voglio tanto, tanto bene a voi, tesoro. Non esageriamo, tu mi picchiavi quasi tutti i giorni. Va bene, però adesso è cambiata, o no? Sì che è cambiata. Invece di volerci ammazzare, adesso vuole solo viziarci. Sì, e invece di chiamarci carogne, adesso ci chiama i suoi angioletti, vero? Certo, quella era Giustina che fingeva di essere Fanny, ma ora sei cambiata dentro, è questo che conta. Infatti, e noi... Ecco, e noi ti accettiamo così come sei, con tutti i tuoi errori, il tuo passato e... E con quel cuore grande che hai dimostrato di avere. Ti ricordiamo ogni giorno, ragazza stagionata. Sì, tutti ti ricordiamo ogni giorno e vogliamo bene. Torna presto. Noi ti vogliamo bene.
Ricordi, tu hai detto che non avresti riposato finché non avessi visto amore nei nostri occhi. Beh, ti assicuro che ora puoi riposare tranquilla, vero? Come un operaio dopo una dura giornata di lavoro. È venuta bene, eh? Io vi voglio bene più di quanto voi possiate immaginare. Con tutta l'anima io vi voglio bene. Ma che fai? Ciao. Dai, buona. Allora, come sta il mio ragazzo? Fidanzato, si dice. Che stai facendo? Niente. Non sarà... Ora... Non sarà un'altra lista? Cosa? Se è una di quelle liste da maschilisti, no, giuro no, che ti... No, non c'entra niente, tranquilla. Ah, allora che cos'è? Mi fai leggere? No, no, scusa. Che ne dici se uscissimo come due fidanzati? Un bel locale, me lo prometti? Sarà un locale speciale. Il top, se vuoi. Aspettami qui, vado a prepararmi come si deve. D'accordo. Vado. Lista ufficiale di Tiago Bedoya Agüero. Evitare le imitazioni. Cose che voglio fare prima di morire: radermi la testa, uscire da un ristorante senza pagare, comporre la canzone perfetta, stare più tempo con Mar, sposarmi con Mar, avere dei figli con lei, vedere un ghiacciaio, partecipare a una dimostrazione, qualunque essa sia, volare in parapendio, sfondare con il mio gruppo. Dite tutti sì! Scusa, mi posso aspettare un'altra? No? Lei? Coraggio, piccola. Ci siamo, state attenti. Sì, facciamone un'altra, va bene? Oh, grazie. Lo sai che per me sei sempre la più bella di tutte, vero? Ma adesso dimmi una cosa piuttosto. Tu mi hai tirato il riso? Sì, infatti. Me l'hai tirato? Sì? Ma certo! Signorina Inciao, sì. Mi perdoni, ma non posso più attendere, ho un altro impegno. Sì, ma ce ne dispiace tanto. La capisco. No, non può andarsene adesso. Vede, Nico è sempre terribilmente distratto, ma sono sicura che starà per arrivare. Per favore, resti ancora. Un minuto soltanto. Va bene, allora vi darò altri 5 minuti. 5 minuti, allora d'accordo. 5 minuti. Fantastico. Va bene. Perché intanto voi non andate avanti? I ragazzi vi stanno aspettando per festeggiare. No, non ti posso certo lasciare qui da sola. Chiedo per favore, no, tanto ma anch'io che non c'erò ancora sono lungo. Piccolino. Vai. Ah. Vai. Ma tu stai bene, ne sei sicura? Sì. Bene, per qualunque cosa, mi raccomando, avviso, ci conto, Allora fammi avere buone notizie. Sì. Noi siamo pronti. I ragazzi ci stanno aspettando. Io penso alla piccola. No, la posso io, grazie. Y no me voy a pintar. Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural. Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te resto. Me pondré el vestido azul, que sé que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento. Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado. Porque en todas las ventanas el amor se está asomando. Pero no vino, nunca no llegó. Y mi vestido azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. Y este amor ya no es mi amor. Pero no vino, nunca no llegó. Y yo me auguro que este video te porti quell'allegria di cui non hai mai goduto. Te lo auguriamo tutti. Eh? Coraggio, che cosa le diciamo adesso? Va bene, ti mandiamo un bacio grandissimo. Y me robaste la esquina y me quedé tan perdida. ¿A dónde vuelan mis sueños? A un callejón sin salida.
Ma è possibile che non ci sia nessuno? Sono tutti al bar per festeggiare Malvina. Ah, allora questo vuol dire che siamo rimasti da soli? Mm. E possiamo fare qualcosa di carino insieme? Mm? Sì, è una buona idea. Sì. Mm-hmm. Mm. Che c'è? La sai una cosa? Ah, sì. Ho fatto anche io una lista. Una lista di cosa? Di condizioni. Ma allora forse non hai capito bene. Sei tu che sei voluta tornare con me. Ah, e tu no? Sì, sì, però io non ho bisogno di liste perché sono un santo in certe cose. No, non sempre. A volte è tutt'altro. Sai, ripensandoci, dovrei dare un'altra occhiata alla mia lista perché credo che manchino ancora alcune cosette. Addirittura? Sì. A me sembrava che ti avanzassero perché per quante erano tu cercavi una geisha. Beh, può essere, però tu mi fai stare sulle spine invece di farmi rilassare. Mi fai stare sulle spine. Sulle spine? Sì. Almeno così resti. Sì. Resti sveglio? Quanto sei spiritosa, lo sei al punto che mi viene quasi voglia di lasciarti, eh? Vuoi che ti lasci? Non lo so. Decidi dopo aver letto la mia lista. È la mia unica condizione. Amarmi. Amarti è facile, tesoro. Senti, io ora avrei avuto un'idea. Hai fiducia in me? Puoi fidarti di me? Se vuole imporre quelle condizioni, gliela faccio pagare cara. Sì, ormai non fanno altro che dare disposizione a tutte. E Simone è il peggiore. In fondo è solo una settimana che stiamo insieme e continua ad avanzare pretese. Qui ora dobbiamo dire basta. Qui dobbiamo dire basta, ragazzi. Infatti, io l'ho già fatto. Anche perché se non metti subito dei paletti, quelle ti fanno fare tutto quello che voglio loro. O metti subito le cose bene in chiaro, o poi è troppo tardi, è evidente. Il buffet è pronto, abbiamo finito. Volete fare qualcosa anche voi? Grazie per l'aiuto. Cosa? Gli altri stanno per arrivare. Ma guarda tu. Arrivano gli sposi? Sì! Sono già qui! Auguri! Allora non ci fate gli auguri? No. Ah, ma siete voi! Non ti rendi conto? Chiedo scusa, ma la minigonna che ti eri comprata, io non le metto più ormai. È così che si comporta una fidanzata. Ecco, lo vedi come si comporta una ragazza felice. Grandi esempi. Grazie, ragazzi! Preparate il grano perché arrivano gli sposi! Volevo dire il riso, sbrigatevi! Allora, ce l'hai il grano? No, ma che dici? Fate attenzione, ragazzi! Oh, no, aspettate un momento, un momento! Vieni da me! Grazie, vieni da te! Ciao! Vieni qui, Luca! Ci crederete, ma è veramente un piacere annegare nel riso. Dico sul la serio. La piccola vuole la mamma. Sì. Auguri. Coraggio, ragazze, tocca a voi adesso. Voglio subito tutte qui, forza. Dico anche a te, forza. Auguri. Io non volevo che lo leggessi. Scusa, non ho resistito. Lo sapevo che avresti pianto. È
ovvio. Ti rendi conto che questo suona come un addio? No, amore mio. Non ho nessuna intenzione di morire adesso. E allora perché l'hai scritto? Ma perché morirò anch'io? No, questo non è vero. Ma non prima che siano passati tantissimi anni. Sì, tantissimi anni. Ascolta, prima che questo succeda, io voglio fare tutto ciò che sogno. E tu sei al primo posto. Perché sei così dolce? Vuoi sapere un segreto? Ma shh, è la luna. Solo una cosa, ma è vero che vuoi raparti a zero? Sì, sì. Tu dici che starei male? Andiamo. Sì, d'accordo, io sono pronta. Beh, ti ho mai detto che ti amo? Non me lo ricordo. Ho solo una gran voglia di spaccare tutto. Era il mio vestito. Era il mio vestito più bello. Poi mi sono truccata come piace a lui. Mi sono messa il profumo che piace a lui. Mi sono anche sistemata i capelli come piacciono a lui. E tutto questo per andare davanti al giudice, per sposarci civilmente. E poi lui non si fa neanche vivo. Ti sembra normale, Tiago, eh? E adesso torno a casa e mi strappo il vestito con quel chiodo. E lui dov'è? Stai parlando di Nico? No! Un pochino, ma non importa. Lasciamo stare. È il matrimonio di mia zia che ti fa stare così? No. Ti fa ripensare a Nico? Sì, un pochino. Ma ora sto bene, ragazzi, sul serio sto bene. Insomma, non sto male per questo. Non sto male perché non è qui, o perché mi manca, o perché è l'amore della mia vita e lui non è qui con me. Nico tornerà, vero? Su, non vorrei arrenderti adesso. Proprio voi due ci avete insegnato a lottare sempre. Ragazzi, ve lo giuro che sto lottando tutti i giorni. Ma ci sono momenti in cui non ci riesco. Vedrai che tornerà. Non è facile restare lontano da una donna come te. Ehi, devi fidarti. Tornerà. Altrimenti la attraverserò io, quella porta. È un portale, tesoro. Lo stesso. Senti, io vado di là, lo prendo e te lo porto su un piatto d'argento come me. Ah, ma per favore. Sì, è per questo che ci sono le chiavi. Ti prego, dammi retta, ce la faremo anche stavolta. Devi fidarti di noi, proprio così. Allora, che si fa adesso? Cosa? Andiamo. Sì, certo. Ascolta, noi staremo sempre con te. Coraggio. Grazie, ragazzi. Vieni a ballare. D'accordo. Ma voi andate avanti. Tu verrai? Sì, certo, tranquilla. Adesso mi cambio le scarpe e vengo a ballare. Grazie. Andiamo, amore. Io sono pronto. Divertitevi voi due. Sai che mi piacerebbe farlo di nuovo? Sul serio?
Va bene. Io parlavo della bottiglia, non so a che cosa pensare. No, no. Quella dei desideri. Sì, quella dell'anno nuovo. Sì. Sì, ti giuro che farei di tutto per cancellare quell'errore. No, ma guarda che anche... Sì, anche dagli errori si impara, dicono. Sì, questo è vero. Ma mi piacerebbe tanto che fosse diverso. Vorrei poter esprimere un solo desiderio con te. Io non so se la storia della bottiglia funzioni. Comunque, un giorno stavo proprio male. E ne ho buttata un'altra in acqua. Sì? Sì, per dimenticarti. Ma non ce l'ho fatta. Forse quelle bottiglie non funzionano. Cosa chiederesti? Oggi. Insieme, voglio dire. Vediamo. Lo leggeranno i tuoi occhi. E che dicono? Accettiamoci così come siamo. Dicono tutte queste cose? Devo avere delle pupille grandi, allora. Io non so molto. Ma quel poco che so ha a che fare con l'amare e con l'essere amati. Con il rispetto e l'accettazione dell'altro. Nel vero amore non può esserci sottomissione, ma conoscenza e comprensione dell'altro. Non sarà forse che amare equivalga a fondersi e a perdersi nell'altro? In fondo si tratta di due individui che scelgono di crescere insieme. Accettare l'altro significa avere fiducia. Significa rispettare i suoi tempi, i suoi spazi, comprendere i suoi silenzi e attendere i suoi segnali. Per accettare, dobbiamo prima di tutto comprendere quello che si vede dell'altro e anche quello che non si vede. È solo così che si può arrivare a dire «Io ti conosco», e perché ti conosco, ti scelgo, e perché ti scelgo, ti accetto. E perché anche tu mi accetti, io sono felice. Accetto anche le sorprese, perché essendo in due, quando torno a casa, non potrò trovare sempre tutto come l'ho lasciato, ma ci sarà anche il mondo dell'altro, un mondo che arricchisce il mio. Credevo che mi avessi lasciato all'altare. En cada silencio que no esperes me tendrás. En cada caricia de otras manos llegaré. Guarda tu fe, espíritu. Dobbiamo sempre sapere qual è il dare e l'avere e ricordare che accettare l'altro equivale ad accettare il meglio di noi stessi. Perché chi ci sceglie ci dona amore puro. Amore per amore. E quando tutto questo si realizza, bisogna solo dire sì, accetto. Non importa dove, una mañana me incontrarás. Guarda tu fe, escrito está que un gran amor.
ilusión está delante de tus ojos y viene por vos. Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento. L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.